Sì, allora, iniziamo questa bellissima e partecipata serata per questo incontro con un grande ringraziamento e un benvenuto a tutti voi, innanzitutto al sottosegretario, alla Presidente del Consiglio di Marocchi, Marita Luna, e un grande ringraziamento anche a Luciano D'Alfonso che insieme al Partito Democratico ha organizzato questa bellissima serata e incontro per discutere e per confrontarci su un argomento fondamentale e importante che sapete tutti, che è quello del referendum sulla riforma costituzionale. Io mi limito a dire solo due parole. Intanto, Luca, questa grande assemblea sicuramente sta ad indicare che Pescara e l'Abruzzo risponderanno con grande sì a questo referendum, e affronteremo una delle cose più importanti sicuramente degli ultimi anni. Il 4 dicembre avremo l'opportunità di cambiare l'Italia. Chi voterà no vuol dire che vuole restare come stiamo. È solo questo il punto. Adesso lo spiegheranno bene tutti gli altri, in particolare Luca Lotti. Quindi andiamo avanti per il sì, il 4 dicembre tutti insieme, ognuno di noi deve convincere con le ragioni, entrando nel merito di questo referendum, per spiegare a tutti gli altri che cosa significa cambiare il 4 dicembre. Significa creare un paese soprattutto per le future generazioni. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti per essere accorsi a questa importante iniziativa della nostra comunità. Oggi abbiamo il piacere di ospitare il sottosegretario Lotti, voglio ringraziarlo di cuore per essere venuto a trovarci in Abruzzo e voglio ringraziare tutti quelli che sono presenti, voglio ringraziare i nostri deputati, i nostri alleati, c'è il capogruppo di Scelta Civica alla Camera dei Deputati, Giulio Sottanelli, che ringrazio, ci sono i nostri assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale Peppe Di Pangrazio, ci sono i nostri deputati Fusilli, Castregone, Vincecco, c'è la nostra senatrice Stefania Pezzopane, ringrazio il segretario del Molise per essere venuto a trovarci anche lei e fatemi fare un saluto molto gradito al Presidente emerito del Senato Franco Marini. E ringrazio anche il sindaco di Pescara per ospitare questo bel evento e poi dopo di me lo chiamerò sul palco per fare un saluto da primo cittadino. Io sono entusiasta di vedere questa sala così colma di amici e di sostenitori del Comitato del Bastonzie e del Partito Democratico. Credo che siamo davanti a una sfida cruciale per il nostro paese e questa non è la sfida di un partito, ma è la sfida dell'Italia. Io non potrò mai dimenticare quante volte, guardando il teatrino della politica, il cosiddetto ping pong tra Camera e Senato, le leggi, le migliori leggi che hanno fatto in modo che anche io prendessi parte alla politica non venivano mai approvate oppure diventavano un compromesso e quindi leggi non buone. C'è una generazione intera che ha aspettato riforme che non sono mai state compiute in Italia. Quando noi spesso parliamo dei grandi paesi europei che corrono più dell'Italia, la Germania, beh, dobbiamo sapere che la Germania oggi corre di più perché ha fatto le riforme 20 anni prima di noi. Noi abbiamo avuto un susseguirsi di governi che per ricatti di qualcuno non riuscivano a portare avanti i processi di riforma che promettevano durante le campagne elettorali. Secondo me questa riforma è questo: rendere valutabile e verificabile finalmente gli impegni presi durante una campagna elettorale, che non si dica più ma non avevamo i numeri in Parlamento alla Camera dei Deputati o al Senato. Non funziona più questa roba. È per questo che dobbiamo insieme superare il bicameralismo paritario che di fatto ha ingessato il nostro Paese. Era frutto di un giusto compromesso durante la Costituente, perché i DC e PC avevano paura che l'uno potesse prevalere sull'altro e prendere tutto. Ma oggi questa stagione non c'è più. Chi vince le elezioni ha il dovere di governare, e chi perde le elezioni ha il dovere di fare un'opposizione vera, non demagogica, sui fatti, per mettere in evidenza i fallimenti di chi, se governa male, non riesce a portare avanti il cambiamento promesso. Ma abbiamo bisogno di finalmente un fact checking in Italia che si possa verificare come in tutti i paesi moderni. Noi per troppo tempo in questo paese ci siamo inseguiti facendo propaganda l'uno sull'altro sulle cose perché non si capiva veramente perché non venivano fatte le riforme.
e c'era sempre il ricatto di qualcuno. Ma vi ricordate il governo Monti? Perché è nato il governo Monti? Perché anche quel governo che noi non appoggiavamo, il governo Berlusconi, che aveva una straordinaria forza parlamentare, non riusciva a fare le riforme durante la crisi, il momento peggiore, per i ricatti di Fini o piuttosto i ricatti della Lega. Ed è arrivato Monti a dover fare le riforme che in Italia non erano state fatte per 20 anni. E di quelle riforme, perché fatte tardi, portiamo ancora addosso le cicatrici. Ma vogliamo ricordarci le esperienze del centro-sinistra fallite per i ricatti di Mastella, piuttosto per i ricatti di Bertinotti o Turigliatto? Questa storia qui non funziona più. È per questo che abbiamo bisogno di governi che possano governare, certo, con delle opposizioni forti, che possano anche intercedere il lavoro se fatto male, ma c'è bisogno che i cittadini finalmente possano verificare il lavoro che facciamo al Parlamento. E poi il fronte del no. Io spesso sento parlare il capo del comitato elettorale del no, che io dico che è Travaglio, perché quanto è irritato lui da questa riforma, addirittura riesce a dire che è una riforma peggiore di quella che aveva fatto Berlusconi, perché darebbe troppi poteri al governo. È una bugia. Questa riforma non dà un potere in più al governo, anzi, rafforza finalmente il Parlamento e lo rende più debole, come ci ha detto anche il presidente Giorgio Napolitano. Questa riforma è nata perché Giorgio Napolitano è stato costretto dalla politica incapace a rifare il presidente della Repubblica, e con quel bellissimo straordinario discorso ha vincolato questa legislatura alla riforma costituzionale. E l'abbiamo fatta con l'80% dei parlamentari, che dopo le elezioni di Mattarella si sono sfilati e sono andati via. E il PD poteva procrastinare un'altra volta, potevamo dire va bene, rinviamo tutto come hanno fatto tutti quelli prima di noi. E invece no, siamo andati avanti con coraggio, con la riforma che certo è frutto di un compromesso, ma che di fatto farà nascere finalmente la terza repubblica in questo paese. E noi ne siamo entusiasti e fieri, perché vogliamo liberare le nuove generazioni, vogliamo attirare investimenti. Questa è la legislatura che ha fatto più riforme, è una delle legislature che ha fatto più fatti, e finalmente possiamo portare a casa insieme ai cittadini un vero cambiamento sostanziale, con una riforma costituzionale che deve essere accolta non come un voto sulla legge elettorale, ma su un cambiamento per il quale i cittadini ci hanno urlato durante le campagne elettorali, che i costi della politica erano troppo alti, che i consiglieri regionali guadagnavano troppo, che i senatori guadagnavano troppo, che le province non servivano, che il CNEL era un ente inutile. Se non andiamo a votare tutti insieme sì, non cambierà nulla, e ricomincerà un'altra volta dal 5 dicembre, perché oggi nessuno più lo dice che le province non servono, che il CNEL è inutile, ma dal 5 ricominceranno. Non permettiamo ai cittadini di essere presi in giro. Io vi voglio ringraziare, spero che sarà una bellissima occasione di riflessione condivisa. Vi invito tutti a partecipare alle numerose iniziative che questa comunità sta portando avanti in questi giorni. Le vedrete sul calendario, arriveranno i messaggi, andate su Facebook, seguiteci. E ringrazio tutti quelli che hanno reso questa bellissima cornice oggi possibile, perché è lavoro di volontari e amici che ci mettono il loro entusiasmo e la loro passione ogni giorno. Vi ringrazio di cuore e ringrazio ancora Luca Rocca. Per portarci il suo saluto. Grazie e buonasera a tutti. È davvero uno spettacolo eccezionale quello che si vede da questo palco, un cinema del gremito in una serata in cui si parla di riforma costituzionale, in cui si parla di cambiamento, in cui si parla di futuro. Particolare buonasera naturalmente lo vogliamo dare al nostro graditissimo e specialissimo ospite Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ci parlerà di una dote, perché lui lo vedete così, ma ha 18 milioni di euro con sé nascosti da qualche parte. Voglio dire, cioè, come annunciato dal Presidente Renzi in occasione dell'ultima assemblea ANCI, ecco che c'è questo finanziamento di 500 milioni per le periferie italiane, 18 di questi saranno per Pescara, ed è una risposta concreta ad un bisogno avvertito. Salutiamo e ringraziamo Luca Lotti anche per l'impegno che sta profondendo in questa battaglia referendaria, che sembra quasi la madre di tutte le battaglie, perché riformare la Costituzione è una cosa tanto necessaria quanto complessa. L'obiettivo chiaro e semplice della riforma è quello di semplificare il nostro modello costituzionale,
di favorire quella decisione pubblica troppo spesso ostruita, di dare in qualche modo continuità fra voto dei cittadini, scelta di leadership, con governi che possono durare una legislatura, con naturalmente al termine il giudizio periodico degli elettori sulle cose fatte e sulle cose da farsi. E poi vorrei sottolineare per un attimo questo clima che mi sembra di belligeranza esagerata, perché credo che bocciare la revisione della Carta sarebbe un'occasione mancata. E credo che l'idea che si possa ripartire da zero e fare meglio sia un'idea assolutamente infondata. E mi inquieta anche questo senso distruttivo di divisione della politica, che sembra ignorare questa parola che si chiama responsabilità, visto che parecchie incognite premono sul futuro del Paese. E certo, il mettere a rischio la continuità e l'azione del governo, io penso che corra anche un rischio, un inconveniente, cioè di esporre la nostra bella Italia a una serie di pericolose convulsioni politiche istituzionali, perché tutto questo, guardate, è diventato più grave dopo il referendum in Inghilterra, perché molti aspettano di vedere, e nonostante i due casi siano significativamente diversi, se ci potrà essere il bis di un rovesciamento di governo in Europa. Tutto questo mentre da noi circola qualcosa di più di un vento euroscettico, ma si percepisce nell'aria una politica della rabbia, un'esondazione del populismo, una vera e propria furia iconoclasta che non riguarda solo l'Italia e l'Europa, ma anche gli Stati Uniti. Ma ve lo immaginate Trump presidente? E poi, diciamo, non mancano gli oppositori, però non si può dimenticare il lungo iter di riflessioni e di tentativi che sono stati svolti per rivedere la seconda parte della Costituzione. E oggi si tratta, come ha detto il segretario Labino, di recuperare un enorme ritardo che troppo spesso ha, diciamo, appesantito il nostro quadro istituzionale, ha finito per mortificare il Parlamento, stravolgendo il processo legislativo, rendendolo più pesante e con croniche forzature. Questa riforma può consentire il superamento di tutto questo e proprio perciò rappresenta una priorità e un'urgenza. Qualche breve flash, qualche pillola su cosa significa la riforma. Significa addio al bicameralismo perfetto e il Senato si trasforma in un'assemblea che sia rappresentativa di comuni e regioni. Significa snellire il procedimento legislativo, evitare il doppio passaggio. La navetta significa avere leggi in tempi più rapidi. Ma la riforma significa anche ridurre i costi della politica con meno parlamentari, con l'abolizione del CLEL e delle province, con per esempio i consiglieri regionali che finiranno per percepire un'indennità pari a quella del sindaco capoluogo di regione. Da ultimo vorrei citare anch'io un attimo il passato, voglio coltivare per un secondo il vizio della memoria, voglio ricordare doverosamente il contesto in cui è nata questa riforma, perché nel 2013 ci sono state delle elezioni che hanno determinato una legislatura molto complicata e questo ha determinato anche la riconferma di Napolitano alla Presidenza della Repubblica, ma ad una precisa condizione, che le forze politiche si fossero impegnate nella necessaria revisione costituzionale. Adesso ci siamo, il 4 dicembre alle porte, sono solo 7 settimane ed è l'ora di recuperare una stagione di inconcludenza riformatrice che si è protratta troppo a lungo e in qualche modo mi piace pensare che questa sia l'occasione affinché l'Italia resiliente, che resiste alle crisi, agli urti, possa reagire e mostri di sapere e di volere cambiare. Grazie. Io vorrei chiamare il presidente Franco Marini a portarci un suo saluto. E dopo Stefania Pezzopane, che ci vuole anche lei portare un saluto. La sala è invitante, però non impauritevi per questi foglietti perché non li userò, vedo dei titoli e voglio fare qualche riflessione per questa straordinaria assemblea che è stata costruita qui. E il punto vero, la prima domanda è: la nostra Costituzione sembra valida? In giro per il mondo costituzioni se ne cambiano, spezzoni se ne cambiano.
anche nella nostra qualche passo è stato fatto, è una Costituzione ancora valida, non immutabile. Se prendiamo i primi 12 articoli, capisaldi immutabili proprio della nostra struttura, ve ne indico due per capirci. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tutti i cittadini hanno la stessa dignità sociale. Questi sono i 12 punti fondamentali che con l'impegno di Lotti, anzi se è un lavoro che si sta già preparando, verranno portati in 12 grandi città italiane per parlare proprio a fondo, a cominciare dall'inizio dell'anno prossimo, su questa grandezza della nostra Costituzione. La prima parte, diritti e doveri dei cittadini. Sono punti che riguardano la costruzione di un paese forte e civile, garanzia di una nostra forte e civile convivenza. Fu lo sforzo maggiore dei costituenti e riuscirono a mettersi assieme su questo piano. Naturalmente furono condizionati da quello che già dalla fine è stato ricordato, ma anche dalla fine del fascismo, e quindi vollero stabilire proprio delle paratie forti a qualsiasi rischio che il nostro paese avrebbe potuto ancora avere. La seconda parte è l'ordinamento della nostra Repubblica. Qui una sola riflessione voglio fare, ma il mondo cambia? Se ci guardiamo attorno, viviamo proprio oggi, negli ultimi 20 anni, una capacità di cambiamento, un'apertura, una comunicazione tra le varie aree del mondo tale che crea problemi immensi agli stati, alla capacità di governo delle nostre istituzioni. E quindi è un ordinamento della Repubblica questa seconda parte. Io chiedo a voi, è possibile che si affrontino le grandi questioni della governabilità, della competizione in Europa, nei rapporti con il mondo, nella globalizzazione, nell'apertura? È possibile senza la capacità di iniziativa della struttura pubblica? Un solo esempio mi viene, lascio stare tutto quello che in questi appunti avevo segnato, non per qui, per altre iniziative come queste. Pensate ad Obama, quella grande repubblica, una repubblica che ha ancora valide, forti, gli strumenti di lavoro, le idee che reggono e i principi che reggono quella grande democrazia sono principi liberali ancora e aperti alla capacità di movimento del mercato. Eppure, malgrado la forza di queste posizioni che non vengono assolutamente mai accantonate, Obama, l'ultimo presidente, è stato costretto, capace, ha avuto la forza, la linearità di dire dinanzi ad un grande settore nel quale stava crollando il livello di occupazione e la capacità di presenza nel mondo di una fortissima struttura americana, quella dell'industria dell'auto, non esita un momento a far intervenire lo Stato, la capacità di gestione dell'amministrazione per reggere l'occupazione in quella grande area della forza americana. Lo ha fatto bene, ha tradito i suoi principi legati al liberalismo, no, ha preso atto di un cambiamento straordinario che viviamo pure noi, lo vive tutto il mondo, tutti i paesi, e dice no, questo ci sa, la forza della nostra realtà, la capacità di tenuta, la capacità sociale di non creare problemi più di quanto questa trasformazione ne sta combinando, l'ha portato a scegliere e ha utilizzato la capacità di intervento della struttura del suo paese. Questa è una cosa dalla quale non si riesce a scappare, è una cosa che resta in piedi ed è anche una cosa affrontata nell'ultima bicamerale, quella presieduta da D'Alema. Io su questo lo voglio dire, presidente Lotti, che è uno straordinario giovane politico, ve lo dico, lo conosco da ragazzino, politico, che l'organizzazione del governo, come l'hanno fatto, lo porta ad un lavoro continuo e lo sa fare. Ma sono contento che stai stasera qui dentro a parlare a questi nostri amici,
perché a volte la tua capacità di movimento e il carico delle grosse questioni che ti arrivano sulle spalle magari ti impediscono di parlare. Quando mi hanno detto che venivi qui a Pescara ero certo di questa presenza straordinaria dei nostri amici e quindi sono contento che tu ci sia e che ti ascoltiamo, e faccio presto perché voglio ascoltare te. Allora, questa bicamerale, della quale ho fatto parte anch'io, arrivò alla chiusura in una serata dove a casa di un abruzzese ci trovavamo i due partiti in competizione tra di loro naturalmente, e che con il presidente della commissione bicamerale dovevano chiudere un lavoro straordinario che avevano fatto, lo ricordo bene io trovandomi lì dentro, la bicamerale. Quella sera si chiuse l'accordo. L'abruzzese era non dell'area nostra, dell'altra area, ma c'erano i due partiti più grandi, c'era Berlusconi e Fini, Forza Italia e la destra, c'era D'Alema e un signore che si chiamava Marini, segretario del Partito Popolare. Eravamo lì e si chiuse su quali problemi? Io solo questo voglio dire all'Italia, a voi, in giro per l'Italia. Quella sera, io stamattina ho cercato i documenti della riunione in cui Violante, richiesto da D'Alema, presidente della Camera, disse si ferma il lavoro della Costituente nel 98, ai primi mesi del 98. Per altri punti li ho ricordati, entro in questo accordo della cosiddetta crostata, poi la crostata non c'era, ogni tanto mi viene fuori sta storia, ma non c'era. D'Alema ottenne la fine del bicameralismo paritario. Tra l'altro, tra le cose rispetto alla capacità di gestione del governo, il governo con le due camere paritarie si poteva anche scegliere dove portare un problema importante o un momento di difficoltà o la fiducia in una delle due. Oggi no, ce n'è una sola, la riduzione dei numeri dei parlamentari e poi più forte posizione del Premier. Questa è una questione, forse la cosa un pochino più volgare in questo nostro dibattito, perché la cosa che non si merita Renzi è certamente che va cercando un potere cambiato, nuovo, più forte. No, qua si tratta di creare le condizioni, e si crea anche salvaguardando i diritti dell'opposizione. La maggioranza deve avere la capacità di governare il paese. Noi abbiamo problemi drammatici sul rilancio del nostro sviluppo, sul lavoro dei giovani, tutti i problemi di cui stasera, pur entrando qui con molti di voi, mi è capitato di scambiare qualche idea, ci sono, ma la funzionalità, la capacità della struttura pubblica non può essere cancellata. Più si allarga il globale, più si discute qui di tutto il mondo e si scelgono gli interventi da fare o gli inizi da fare, facendo venire anche in Italia strutture e forze economiche di aree diverse, più c'è bisogno della funzionalità della pubblica amministrazione. Tre cose che erano entrate dentro l'intesa di quella sera. Era il giugno del 97, dopo una quindicina di giorni ci fu un'assemblea della bicamerale che approvò questo accordo che fu presentato. Si arrivò a febbraio del 98 e Berlusconi denunciò l'accordo e saltò via tutto e si fermò questa storia. Allora non ha senso parlare di voglia di dominio personale quando questo problema della funzionalità del governo e della sua capacità di azione sul piano economico e sociale era entrato anche in quella direzione. I contenuti della legge Boschi non me li voglio illustrare io, devo dire la fiducia, vi ho detto, si entra in questa situazione di maggiore capacità dell'attività di governo. Io vorrei dirvi che c'erano un paio di cose che evitano il consociativismo. L'Italia ha avuto molti governi negli ultimi 20 anni. Ecco, la cosa che vorrei ricordarvi è da una parte la riconduzione dello Stato della competenza sulle grandi reti e il rapporto con le regioni. Il problema con le regioni è di rispetto istituzionale o costituzionale. Il problema di un coordinamento più forte e di un'azione intrecciata che sta facendo i primi passi e che li farà più grossi assieme tra autorità di governo e autorità regionali è una delle leve sulle quali si può agire per dare una risposta a questi cambiamenti che la struttura economica italiana richiede.
e ve ne voglio indicare un altro che mi sta molto a cuore. La legge dello Stato può intervenire in materia di competenza regionale, una disciplina più rigorosa nell'utilizzo dei decreti legge che dovranno regolare solo materie omogenee. Ve lo dice uno che è stato presidente di una delle Camere, è una delle cose più scandalose di questa realtà che ci costringe, costringe i governi a muoversi in questo modo, è che un decreto legge nato per un settore, andando avanti nella discussione e cercando di non farlo decadere, si vede infilare spezzoni di questioni che non hanno nulla a che fare con l'iniziale iniziativa legislativa. Una cosa che non sta in piedi, contraddittoria, non aiuta ad un governo forte e serio del Paese. Questa cosa c'è, e c'è anche un voto a data fissa. Quando il governo chiede alla Camera su queste questioni, noi fissiamo il voto in queste direzioni, si fa questa cosa. Questa è una forza maggiore di guida e di coordinamento del Premier. Questa sì c'è, ma dov'è la voglia di intervenire e di aumentare i propri poteri? Non c'è, anzi c'è prevista la possibilità di una organizzazione della copertura delle opposizioni, specialmente senza toccare i poteri del capo dello Stato anche nella sua elezione e la Corte Costituzionale. Queste le cose per un'efficiente azione del governo. Ora io credo che finisco, non mi devo dimenticare di ricordarvi gli anziani, o io dico i vecchi, quando uno mi dice ma tu, io gli dico sono vecchio, è sempre come che se mi stessi offendendo. Dice ma come vecchio? Eh sì, vecchio, beh non è mica un'offesa. Hanno, se hanno la capacità di farlo, anche la ricchezza per i più giovani di portare qualche esperienza del passato che possa servire. Ed io questo lo voglio toccare e chiudo proprio con questo. Noi possiamo vincere, insomma, sembra che per quello che valgono le indagini che fanno dappertutto oggi, tutti i giorni, che il nostro elettorato sia più fedele di quello dei grillini, insomma, col 70% della disponibilità a seguirci. Naturalmente dall'altra parte c'è questa armata un po' contraddittoria che ha un suo peso e che noi dobbiamo cercare di mettere un pochino con la chiarezza delle argomentazioni in qualche difficoltà. E voto, lasciamo stare un anime, è la cosa che non volevo saltare dopo il ricordo dell'esperienza della serata della crostata, è una cosa che mi riguarda per l'attività che ho fatto prima di fare politica, di fare il Presidente del Senato, altre cose ovviamente, ed è stata un'esperienza sindacale, e ve la do per sottolinearvi un aspetto di positività in questa battaglia, che sarà dura, andrete in giro, voi lavorate, è un dovere per il Paese, non è un dovere. Quando Renzi afferma questa cosa e dice una cosa che apertamente forse non viene ribadita molto spesso, noi dobbiamo difendere la Costituzione reale, le necessità anche di aggiustamento su questi temi economico-sociali e altri nell'azione della pubblica amministrazione. Quella formale la difendiamo, i primi due punti ho detto non si toccano perché sono un baluardo per il nostro Paese. Qui quando si parla delle questioni economico-sociali si può intervenire, ed è bene dire che noi difendiamo la Costituzione materiale, nel senso che si apre la necessità che il governo abbia dei poteri in più per coordinare un'azione, per far uscire da queste difficoltà che hanno tutti i paesi europei, che abbiamo anche noi, queste difficoltà che dal 2008 si sono sviluppate, ebbene ci sia un'attenzione anche alle modifiche razionali delle cose che danno maggiore efficienza alla pubblica amministrazione. L'episodio è il seguente, vi ricordate che negli anni 80, a metà degli anni 80, ci fu un referendum durissimo sul piano del lavoro. Ci fu un accordo tra i sindacati che si fermò in una nottata in cui l'AMA si trovò in difficoltà, anche dentro la sua delegazione,
da quest'altra parte c'erano altri, c'era Carniti, segretario generale, Marini ha aggiunto, e durante questa trattativa venne fuori una rottura che portò ad un referendum voluto naturalmente non da noi sull'accordo, e questo referendum era se si accettava il taglio di alcuni punti di scala mobile o meno, perché c'era un'inflazione del 20%. Noi che abbiamo mantenuto questa posizione, al governo c'erano i socialisti, allora c'era Sacchi e gli altri, eccetera. Noi abbiamo sostenuto questa situazione nella certezza, almeno vi parlo della dirigenza della CISL, dove operavamo noi, che non si poteva vincere, perché erano il coro che vedo oggi su questa faccenda nostra, c'era allora. Dice no, come si fa a vincere? Il popolo, insomma, avverte che si riduce il punto unico in una piccola copertura, perché vogliamo combattere l'inflazione, difendere i salari di tutti, difendere lo sviluppo e difendere il lavoro nel paese. Questo è l'obiettivo che abbiamo, forse sapevo spiegarlo abbastanza. Ebbene, tutti erano sicuri che si dovesse perdere. Quel referendum vide una forte vittoria invece di chi voleva dire difendiamo i salari e il lavoro abbassando e lottando contro l'occupazione. Quella fu la vittoria. La domanda che mi sono fatto allora io, e chiudo, e lo faccio questa sera, me la faccio a me, quando qualcuno mi dice ma tu sei ottimista o pessimista, e dico vabbè c'è ancora tempo, combattiamo, noi ci siamo, e la linea mi pare giusta, è senz'altro giusta, però il popolo italiano è un popolo non strano, come dicono molti. Il popolo italiano è un popolo profondo, si trascina dietro una cultura importante, a volte la dimentica, a volte si frantuma, ma c'è questa cosa. E allora chi è che, perché di assemblee ne abbiamo fatto meno di ora allora, però chi è che ha fatto capire agli italiani, al popolo, perché non erano le elite allora che potevano decidere di questa cosa, al popolo che l'abbattimento di quel 20% di inflazione era il punto di partenza per la difesa del lavoro e del salario? E la risposta fu sì, fu no allora in quel caso lì, molto forte, noi vincemmo noi. Io proprio voglio dire, sono ottimista per il lavoro che stiamo facendo, per la giustezza della linea, ma anche di questa certezza che abbiamo un popolo che quanto al momento delle difficoltà sa scegliere bene e ci dirà sì questa volta, non ho dubbi. Grazie al Presidente, invito Stefano Pezzopane che sta facendo insieme a noi una straordinaria campagna referendaria in giro per tutto l'Abruzzo, e dopodiché parleranno il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso e infine il Sottosegretario Zuccarotti. Grazie Stefano. Stiamo girando piccoli paesi, grandi centri, palazzi, castelli, taverne, ristoranti, insomma in ogni luogo per dire sì, per dirlo forte. E l'appello che vogliamo fare noi parlamentari, e qui ci sono i miei colleghi della Camera del PD abruzzese, è quello di crederci un po' di più, di crederci un po' di più e di cimentarci un po' di più nel dialogo corpo a corpo con le persone, perché purtroppo in questi mesi, in queste settimane sono passate veicolate informazioni rarefatte, vere e proprie bufale. Le bufale della politica sono la cosa peggiore che la politica ti possa proporre, eppure quando vai nei luoghi, ti confronti con le persone, capisci che purtroppo quelle bufale si sono stratificate. E allora davvero è un bene che ci sia con noi qui questa sera il sottosegretario Luca Lotti, esponente di un governo e di un gruppo dirigente giovane che è riuscito a far fare al Parlamento quello che gruppi dirigenti molto più blasonati,
con molta più esperienza non erano riusciti a fare. E allora forse questo è il punto, forse proprio questo è il punto, quando nella politica alla logica, all'interesse reale per la comunità si sostituisce il rancore. E io vedo troppo rancore e mi sembra che mentre noi stiamo cercando di cambiare il paese, di cambiare la Costituzione in bene, in meglio, dall'altra parte si sono uniti tanti rancori. Ma permettetemi, io Massimo D'Alema l'ho votato un sacco di volte, l'abbiamo votato per tanti motivi, pure all'Europarlamento. Ma francamente, ma se lui avesse avuto l'incarico che voleva al posto della Mogherini, si sarebbe comportato oggi così? Riforma è ben fatta, certo avremmo potuto fare ancora meglio, lo faremo se passa il sì e si assesta un nuovo sistema democratico, un nuovo sistema, una nuova organizzazione, potremo ancora migliorarla. Se passa il no, naturalmente, e ci faremo in quattro perché il sì si affermi, noi rimarremo bloccati. E voglio ricordare a quelli del no che vengono dal nostro, diciamo dalla nostra storia, che è proprio la nostra storia che mi convince, mi ha convinto a votare quella riforma in Parlamento. È la storia di Nilde Iotti, che a Piombino nel 79 diceva che il bicameralismo era un ostacolo. È la storia di Berlinguer, che diceva che c'era un appesantimento nel bicameralismo perfetto. È la storia dei programmi di Prodi, è la storia della vita del nostro partito che si è cambiato, trasformato e voluto, ma che viene da lì, da quei ragionamenti che oggi purtroppo molti hanno dimenticato e che noi con il nostro sì gli faremo ricordare. Facciamolo ricordare a tutti che la nostra storia ci costringe a cambiare, altrimenti se non cambiamo oggi questo paese non cambierà più. E aggiungo, voglio ringraziare assieme a Luciano, a tutti noi, questo governo e Luca per quello che ha fatto per l'Abruzzo. Trattare con governi insensibili, incapaci di capire che quella città, quel territorio avevano bisogno di certezze. Ci siamo sbracciati per farlo capire. È dovuto venire il governo Renzi per stanziare 6 miliardi, metterci le norme e finalmente farlo aprire il cantiere. Se oggi nel centro storico ci sono 114 gru, è grazie a loro. E grazie a loro che stiamo cambiando il paese, per favore facciamo in modo che non ci fermino. Grazie. Allora io, prima di dare la parola al Presidente della Regione D'Alfonso, voglio ringraziare anche gli amici sul palco che rinunciano all'intervento per permettere lo svolgimento più rapido dell'Assemblea, il nostro Presidente dell'Assemblea PD Camillo D'Alessandro, l'assessore alla sanità Giulio Manucci e la segretaria provinciale di Pescara Francesca Capazzi. Inoltre voglio ringraziare tutti i segretari di circolo, cioè il segretario di L'Aquila, la segretaria provinciale di Chieti, Chiara Zappalotto e Stefano Albano, segretario di L'Aquila, tutti impegnati sul fronte del sì da tanti giorni, andremo avanti insieme. Allora Luciano, vieni qui, prendi la parola, vi ringrazio a tutti.